Al risveglio notiamo subito la natura desertica del luogo. Ci troviamo a Kerman, una città protetta da aree di monti, una città piena di vita e crogiolo di culture. Una città che rappresenta il punto di partenza di interessanti visite. Anche noi partiamo verso l'oasi di Ryan. Si tratta di una strada, parte della famosa Via della Seta, che fino a pochi decenni fa era popolata da furfanti e trafficanti di oppio. All'arrivo a Ryan veniamo accolti da una folcloristica manifestazione indetta in occasione dell'anniversario del 4 novembre, data in cui fu presa d'assalto dagli studenti l'ambasciata americana. Questa città medievale, in mattoni di fango, è simile alla vicina Arghem Bam, che fu distrutta da un terremoto nel dicembre 2003. Ryan mostra tutti gli elementi architettonici di una cittadella del deserto. Essa appare straordinariamente ben conservata, considerando i numerosi disastri naturali che hanno distrutto strutture simili nei dintorni, ed è uno dei più interessanti siti dell'Iran. Arghe Ryan fu abitata fino a 150 anni fa e, sebbene si ritenga antica di almeno 1000 anni, potrebbe in realtà avere fondamenta risalenti all'era preislamica sassanide. Sulla via del ritorno ci fermiamo presso la cittadina di Mahan, dove visitiamo il mausoleo dalle piastrelle blu di Shah Nematollah Vali, fondatore di un ordine sufi del XIV secolo. Ulteriore tappa al giardino del principe Shahzadeh, un'oasi con parco botanico, fontane e corsi d'acqua, costruito nel tardo 800. Nel pomeriggio, rientrati a Kerman, visitiamo il grande bagno turco costruito 350 anni fa e luogo di pettegolezzi e incontri. Conclude la giornata il grande bazar coperto di Kerman con i suoi chilometri di negozietti e magazzini. Oltre ai famosi tappeti tra i più fini in Iran, offre i deliziosi datteri, i pistacchi e le spezie tipiche. Per rinfrescarci, entriamo in una casa del tè persiano dove, oltre alla musica tradizionale, ci gustiamo la famosa pipa ad acqua.